Ciao, e siamo qui oggi a San Benedetto del Tronto in occasione della giornata di chiusura di questo master. Io ho avuto, posso dire, l'onore di assistere dietro le quinte come tutor di d'aula e segreteria e ho conosciuto i ragazzi, ma ho avuto anche il piacere di conoscere tutti i vari relatori, le varie relatrici che hanno sostenuto delle lezioni per i ragazzi. E posso dire che i campi che sono stati esplorati sono tantissimi, potremmo dire i mari che sono stati esplorati sono stati tantissimi, abbiamo trattato tantissimi aspetti dell'acquacoltura, non soltanto dal punto di vista dell'allevamento, quindi zootecnico, ma anche dal punto di vista giuridico. Per esempio, parlando dei vari bandi regionali che possono offrire molte possibilità ai ragazzi, abbiamo affrontato temi come l'ittiopatologia, ad esempio, ma anche temi sulla comunicazione. Quindi abbiamo tenuto delle lezioni proprio a San Benedetto del Tronto in presenza con dei giornalisti RAI che hanno insegnato ai ragazzi diverse tecniche comunicative. Per oggi vi dovete accontentare non della RAI ma della Press TV, che è una TV di strada, però ha i suoi effetti anche in campo nazionale e internazionale. Certo, vanno sostenuti questi TV, certo. E nulla, io sono veramente fiera di aver conosciuto i ragazzi, di aver partecipato e vi starete chiedendo come mai magari questo nome, gli Avannotti di Unicam. Gli avannotti sono i pesci piccoli, no? Appena nati, quindi il professore li chiama così in maniera dolce, perché Vanno appunto allevati, insomma. vanno allevati, possiamo dire che sono stati allevati, sono stati dei piccoli avannotti per questo anno, ma sono cresciuti, sono stati alimentati, hanno imparato a nuotare e l'augurio è che imparino poi a nuotare da soli in vari mari che la vita offrirà a loro e sperando che, se necessario, sappiano nuotare anche controcorrente. Quindi abbiamo fornito i mezzi per farlo e lo faranno sicuramente. Grazie.